I cittadini di Pola si sentono orfani, spiazzati. È comprensibile ovviamente che ci sia un sentimento di vuoto, perché quando c'è un sindaco bravo, efficiente, è una benedizione per un territorio. Quando ci sono sindaci che non valgono niente, è un guaio che passa una città. Senso delle istituzioni che aveva il Giuliano, che forse non tutti hanno. Essere un grande sindaco significa avere misura, avere equilibrio, non avere manie di protagonismo, ma avere grande concretezza amministrativa. Quest'opera che abbiamo qui alle spalle nasce da queste caratteristiche. La regione finanzia e il comune è bravo a utilizzare le risorse per concretizzare una bella opera pubblica. Questi sono gli amministratori che cambiano il destino di una città, che segnano la vita di una città. Poi ci sono tanti che pensano a fare demagogia, a fare fumo, che non hanno senso delle istituzioni. Non abbiamo fatto in tempo a inaugurare insieme questa bella scuola qui che ha finanziato la regione. Me ne aveva parlato, volevamo organizzare una bella manifestazione. La faremo comunque. Non appena superiamo la fase critica dell'emergenza, faremo una grande e bella manifestazione qui a Polla per ricordare Rocco Giuliano come merita di essere ricordato e soprattutto per far esprimere a tanti concittadini l'affetto, la riconoscenza, il rispetto che hanno avuto per lui in tutti questi anni.